Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Benvenuti in Mentor del Futuro su Intesa San Paolo On Air. Sono Alberto Mattiello e con la mia voce vi accompagnerò nel mondo delle startup. Come nasce un'idea? Come si raggiunge il successo? Perché è importante avere a supporto le persone giuste? In questo podcast approfondiremo questo tema incontrando alcune delle startup protagoniste di BeHeroes, un programma di accelerazione, mentorship e investimenti realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo. Parleremo con gli imprenditori e i mentor che li hanno seguiti in questo percorso di crescita, aiutandoli a raggiungere il successo. Ma diamo subito il benvenuto ad Alberto Bressan, CEO e co-founder di CY. Ciao Alberto. Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti. Assieme ad Alberto c'è anche Simone Scodellaro, co-founder e CMO di CY. Ciao Alberto, ciao a tutti. Ciao Simone, benvenuto e ovviamente do il benvenuto anche al loro mentor, Antonio Armella, Business Angels. Ciao Antonio. Ciao a tutti, ciao Alberto, grazie della partecipazione. Allora, prima di dare la parola ai nostri ospiti, condivido alcuni dati interessanti. Allora, quante volte abbiamo comprato un vestito che poi abbiamo messo solo una volta o addirittura lo abbiamo dato via ancora con il cartellino? Spesso accumuliamo e riempiamo l'armadio di abiti che non ci servono, non usiamo e che poi buttiamo come nuovi. Allora, se io vi dicessi che servono ben 3.000 litri d'acqua per la produzione di una t-shirt, un consumo che equivale a 3 anni di acqua potabile di una persona. Tutto questo per indossarla, per i prodotti fast fashion, mediamente 5 o 7 volte. Infatti, dopo l'oil and gas, il fashion, in questo momento, è il secondo business più inquinante a livello globale. Allora, di questi temi parliamo appunto con CY, azienda che produce linee di abbigliamento sostenibile utilizzando tessuti e materiali riciclati per ridurre il consumo di acqua e le emissioni di CO2 attraverso il loro modello RE3. Scopriamo insieme che cos'è. Allora, intanto partirei con Alberto. Alberto, di che cosa si occupa CY e anche com'è nata l'idea? Allora, CY si occupa di abbigliamento e beachwear, fondamentalmente. Noi disegniamo, produciamo e distribuiamo delle linee che vengono prodotte nella maggior parte dei casi in Italia. Circa il 90% dei nostri prodotti sono made in Italy, proprio perché abbiamo voluto mantenere filiera corta di emissioni di CO2 ridotte il quanto più possibili. Perché nella nostra visione c'è quella di proporre un modello tessile che abbia un impatto ambientale che sia il più contenuto possibile. Quindi produzione made in Italy, certificazione su tutti i materiali che andiamo a utilizzare, quindi certificazione su materiali riciclati o materiali organici, che sono gli unici che impieghiamo, distribuzione carbon neutral, quindi andiamo a compensare le emissioni di CO2 che vengono emesse nel nostro ciclo logistico e, come hai citato giustamente tu, il nostro modello RE3, che è un modello brevettato, che di fatto cosa fa? Incentiva i nostri clienti a restituirci un loro indumento usato di qualsiasi marca. Ne hanno un vantaggio, nel senso che poi magari lo spieghiamo meglio più avanti, però giusto per citare, ne hanno un vantaggio perché non sprecano quanto hanno già usato e possono vedere come viene impiegato. Come è nata l'idea? L'idea è nata un giorno vedendo i dati che hai visto tu, Alberto, che hai condiviso con noi, nel senso che è impressionante pensare quante risorse vengono impiegate per un utilizzo così limitato nel tempo e quanti armadi ci sono nelle case di tutti noi pieni di oggetti e di indumenti che non vengono di fatto utilizzati o utilizzati a dovere. Ecco, nasce da qui di fatto il seme di CY. E da quando avete avuto l'idea tu e Simone, quanto tempo ci avete messo a scaricarla a terra? Ma è stato un processo piuttosto veloce, a dire la verità. Io guardavo le dipendenze di una multinazionale americana svizzera, sono stato messo alla porta per motivi organizzativi e penso, poi Simone mi correggerà se sbaglio, che non sono passate più di 48 ore dal momento in cui ho ricevuto il foglio di via al momento in cui abbiamo deciso di avviare la nostra attività. E come si diceva, no, all'inizio, fuori onda della nostra iniziativa, la cosa più difficile è stata proprio trovare il nome, perché le idee su cosa metterci all'interno erano abbastanza chiare fin dal minuto zero, se vogliamo dire. La cosa più complicata è stata trovare un nome che si presta anche ad essere, no, un po' oggetto di discussione, perché ognuno lo pronuncia a modo suo. Ecco, ma quindi la pronuncia esatta qual è a questo punto?
Guarda, non esiste una pronuncia esatta, esiste una scelta esatta, e la scelta esatta è quella di scegliere in questo momento delle alternative che siano a basso impatto. A noi piace chiamarlo CY, ma c'è chi lo chiama C, c'è chi lo chiama SEI, c'è chi lo chiama... chiamalo come vuoi, l'importante è che tu sposi la nostra visione, di fatto. Però a noi, guarda, CY ce l'abbiamo come suono che preferiamo. Allora, prima di passare a Simone, vogliamo proprio ricordare però come è fatto la parte RE3, che mi sembra essere una delle parti fondamentali poi della vostra proposizione di valore. Certamente è più difficile spiegarlo a parole che metterlo in pratica. Di fatto tu acquisti il nostro capo, se ci restituisci un tuo usato in negozio, semplicemente portandolo con te, lasciandolo nei cestini CY all'interno dei punti vendita che ci distribuiscono. Come e-commerce ricevi un'etichetta di reso all'interno del pacco, quindi semplicemente ci restituisci quell'etichetta di reso gratuito che hai trovato. Una volta che noi riceviamo il tuo indumento usato, e ricordo di qualsiasi marca, cosa succede? Punto numero uno, ne ricevi subito un rimborso del 20% sul tuo acquisto come ringraziamento per aver supportato, se vuoi, un sistema green. Punto numero due, puoi vedere che cosa ne facciamo grazie a un sistema di tracciamento via QR code, quindi tu semplicemente applichi un adesivo che c'è sul cartellino del capo nuovo CY che hai acquistato sul tuo usato e grazie a quello puoi tracciarne la futura vita. Si chiama RE3 proprio perché una volta che noi lo riceviamo e grazie al supporto di una cooperativa sociale vengono smistati per tre vie. Quindi a seconda delle condizioni estetiche o funzionali del capo che hai donato, esso può essere o rigenerato, quindi regenerate, lo spediamo a Trento dove abbiamo una plant produttiva che ci aiuta a trasformarlo in nuovo tessuto, in nuovo materiale che diventerà un nuovo oggetto domani mattina, prima delle tre vie. Seconda via, se è ancora esteticamente valido e facilmente indossabile, viene rivenduto come second hand, quindi resell attraverso i negozi della cooperativa nostra partner, i proventi rimangono alla cooperativa stessa. La terza via è, se non è né troppo buono né troppo cattivo, quindi una via di mezzo, viene donato, quindi riutilizzato, ad associazioni caritatevoli che lo possono utilizzare come dono per persone che non si possono permettere di impiegare neppure uno o due euro dall'acquisto di un indumento usato. Come si diceva, per noi in CY verde uguale trasparenza è molto importante, il cliente può tracciare in ogni momento, grazie a un sistema icone, i vari passaggi del capo usato che dona, quindi sa in real time come è stato impiegato il proprio usato donato. Allora, grazie Alberto, a questo punto passerei a Simone. Allora, Simone, CY ha partecipato, CY o CI o come preferite, ha partecipato alla quarta edizione del programma Be Heroes. Allora, ci vuoi raccontare un po' la vostra esperienza e anche quali sono stati a tuo avviso i consigli più utili che avete ricevuto dal vostro mentor? Grazie Alberto. Allora, guarda, il BIOS è stata una tappa fondamentale, un po' inaspettata perché eravamo partiti con veramente non grandissime aspettative, ma perché noi ovviamente sapendo che era un bacino di startup fantastiche, quindi avevamo un po' timore ovviamente di non riuscire ad arrivare in fondo, no? Perché ci sono veramente tantissime startup di tantissimi ambiti che erano molto forti e sono molto forti. Noi abbiamo avuto questa possibilità di arrivare fino in fondo, siamo stati molto contenti, abbiamo avuto la possibilità di quindi partecipare a questa quarta edizione, di conoscere tantissime startup, tantissimi personaggi illustri che ci hanno aiutato, ci hanno insegnato molte cose, ci hanno permesso di fare networking e ci hanno dato la possibilità di ovviamente partecipare a dei webinar, workshop, chiamarli come vuoi, che ci hanno insegnato tantissimo. Purtroppo la startup è, per quanto piccola, è pur sempre un'azienda che deve avere a che fare con tantissime funzioni, no? Dipartimenti, attività all'interno, quindi è complicato magari quando si è in pochi poter far tutto e saper far tutto, no? E quindi questo ci ha dato una mano a imparare tante cose. Abbiamo poi avuto la fortuna di conoscere, di essere affiancati da Antonio, che prima di tutto è una persona assolutamente meravigliosa e punto numero due è molto molto preparato in questo ambito, no? Quindi è una persona che ci ha dato, limitarsi a un consiglio non riuscirei, ci ha dato tanti consigli, ci ha dato la possibilità di sviluppare quella che era la nostra strategia distributiva e quindi è stato un acceleratore di un'accelerazione, quindi è stato veramente una persona che ci ha reso, diciamo, il percorso più facile e anche illuminante, se vuoi, in un certo senso, no? Che ci ha dato, dandoci tantissimi buoni consigli.
Allora, a questo punto ovviamente chiederò ad Antonio. Antonio è una persona che ha tanta esperienza nel mondo delle startup, ne frequenta molte, e a questo punto anche in questo caso è affiancato alla startup sin dall'inizio proprio del programma. Allora, io ho due curiosità. Da un lato, qual è stato il potenziale, visto che sei esperto del settore, che hai visto in CY, e poi quali sono stati invece i punti di miglioramento che avete dovuto affrontare insieme? Allora, grazie per i complimenti non dovuti, ma il tema del potenziale, vedi Alberto, è uno dei, ovviamente, dei veri temi, ma io sono un uomo d'azienda, quindi non così tanto di startup, ho imparato man mano nel corso del tempo a trattare, tra virgolette. Il tema del potenziale è un tema di persone, perché vedendo dal di fuori le aziende, le startup, le nuove idee che nascono, uno dice: beh, questo si è inventato l'acqua calda, è inventato un nuovo modo per fare le cose. Sì, è vero, l'idea è molto, ovviamente molto importante. Il tema vero è la capacità di eseguirla, questa idea, perché di idee belle ce ne sono miliardi nel mondo. La capacità invece di farlo, quella invece è una caratteristica molto rara. E anche perché le persone non sono da sole, ma sono dei team, quindi diciamo che la valutazione vera è delle persone e della capacità del team, quindi di più persone messe insieme, dei founders, di essere in grado di eseguirla. E sembra una banalità, ma non la è, perché diventa molto difficile, perché non è un tema tecnico, ma diciamo che la parte soft di valutazione di una startup è quella più importante. E quindi ci sono delle regole che non sono così scritte, non sono così definite, e ripeto, sono più soft che hard. Quindi diciamo che perché mi è piaciuta CY? Mi è piaciuta perché ritengo che le persone siano in grado di eseguire l'idea che hanno pensato. E questo è il vero, alla fine il vero tema. Poi l'altro motivo è che tratta un argomento che mi piace. Personalmente credo che tutte le aziende che nascono oggi dovrebbero avere un tema di sostenibilità, di circolarità, sul mondo delle materie prime e seconde, della riduzione dei consumi. Un'azienda che nasce oggi e che non ha questi obiettivi probabilmente nasce già, non vorrei esagerare, ma forse nasce già un po' vecchia, ecco. Perché sono temi che sono dentro un enorme macro trend che durerà per moltissimi anni. I temi che abbiamo affrontato insieme sono di distribuzione, però credo che il vero scambio sia quello umano, nel senso che c'è una persona che da una parte che ha un po' più di esperienza e dall'altra persone che ne hanno un po' di meno, e quindi si vedono dei pezzi di mondo in modo diverso e si prova, scambiandosi delle idee, a sbagliare meno, a sbagliare in modo diverso rispetto a quello che avrebbe sbagliato da solo, ecco. Allora, la cosa che io vedo è che ovviamente questa azienda CY mette insieme due grandi complessità, perché ovviamente l'industria della moda ha le sue dinamiche complesse, dall'altra parte questa cosa si deve intrecciare con un sistema ancora più complesso di tutto quello che è il post vita del prodotto, per cui immagino che insomma l'attività di esecuzione, mettere insieme queste due grandi anime, insomma, abbia portato via e porterà via nel futuro molto del tempo e delle risorse dell'azienda stessa. A questo punto chiederei ad Alberto, ma anche a te Antonio, alla fine, se dovesse portare via un paio di lezioni, un'idea di questa esperienza, no? Che cosa avete imparato? Perché poi lo sappiamo, poi alla fine, no? Il mentorship è sempre a due vie, si impara sia il mentore impara dalla startup, che ovviamente la startup ha tanto da imparare dal mentore. Allora, se dovesse citare una o due lesson learned di questa esperienza, quali vedete come principali? Ma allora, è sicuramente una buona domanda. È difficile riassumere in una o due lezioni imparate. Brevemente, sicuramente noi, io e Simone, siamo nati con un'attitudine, se vuoi, più wholesale che digital. E B-Rose 4 e il supporto di Antonio ci hanno spinto molto verso il digital. È il momento del digital, non si può costruire, a questo è un mio punto di vista, un'azienda tessile fashion ad oggi solo sul digital, o è molto più lungo e molto più complicato, servono molto più risorse. Però Antonio ci ha aiutato a dare una nuova chiave di lettura a quello che era il nostro, no, punto di vista, il nostro percorso mio e di Simone.
Punto numero due, è molto bello vedere come business completamente diversi possono attingere alle conoscenze l'uno dell'altro senza copiarsi, perché ovviamente parliamo di costruzioni, parliamo di medtech, parliamo di cose completamente diverse, ma in realtà l'idea buona è un'idea che poi può essere applicata in diversi settori. Questi sono brevemente, secondo me, i due punti: digital e attingi alla fonte tuo vicino, perché comunque è una fonte interessante. Tu, Antonio? Allora, io devo, ripeto quello che ha detto Alberto, ma da mentor, nel senso che io credo che, anch'io sono un vecchio, tra virgolette, del settore, e Alberto e Simone sono giovani del settore, ma non così tanto, perché sono persone molto esperte del mercato del fashion, della distribuzione, quindi credo che anche lo scambio sia stato molto positivo, proprio perché parliamo la stessa lingua, magari con un paio di decenni di differenza di esperienza. E quindi anch'io devo dire che dallo scambio sulla distribuzione digitale, non digitale, quanto un'azienda deve distribuire digitalmente o essere più legata ai mercati wholesale tradizionali, questi sono veramente argomenti molto belli visti sia da chi è più giovane sia da chi è più vecchio del mestiere, perché tutto sta cambiando molto 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 rapidamente. Quindi scambiare questo tipo di opinioni, di approcci su questo tipo di approccio fondamentale che è la distribuzione è importantissimo. Importantissimo anche per me, adesso tu parlavi giustamente di scambio, Alberto, e questo fa parte proprio di questo tipo di approccio. Quanto bisogna, per andare nel dettaglio, un secondo, quanto digitalizzarsi, quanto no, secondo me anche il tema di un'azienda che nasce oggi è un po' quello che diciamo prima riguardo alla circolarità, cioè l'aspetto del digitale non è più l'aspetto del digitale, è un gran pezzo di aspetto dell'azienda, che quindi coinvolge tutte le funzioni, coinvolge le immagini, coinvolge tutto, quindi non è il digitale, è quanto la distribuzione passa attraverso un canale piuttosto che un altro, che però ormai sono tutti integrati, quindi è solo un pezzo di un sistema, ecco. Quello che mi porto a casa quindi sono le conversazioni con i, chiamo ragazzi, ma non sono più tanto ragazzi, e riguardo questi argomenti, che sono un accrescimento anche per me, per le mie competenze. Bene, a questo punto, Simone, a te resta l'ultimo compito, che è quello di dirci che cosa c'è nel futuro di CY. No, la domanda più difficile. No, allora ti rispondo in due modi, nel senso che sicuramente noi nel nostro sito abbiamo messo uno slogan, che non è uno slogan, ma è un obiettivo, no? Reale, che abbiamo scritto: lavorare sodo per diventare il marchio di beachwear e di abbigliamento più sostenibile al mondo. Non è uno slogan, ma è veramente un obiettivo il nostro, con cui ci stiamo lavorando ogni giorno per poter arrivare a poterlo dire: siamo arrivati. Quindi questo è il nostro primo, questo vedo nel futuro di CY, il raggiungere questo obiettivo qua. Il secondo è poter applicare il modello di business che abbiamo inventato, quindi il modello che spiegava prima Alberto, RE3, ad altri mercati, ad altre aziende, ad altre industrie, perché riteniamo che possa essere veramente il beneficio che il mondo della sostenibilità può trarre, no? Quindi noi vogliamo, e lo stiamo già facendo, diciamo, esternalizzare questo servizio ad altre realtà, e quindi poter far sì che le altre, diciamo, possano beneficiare di questo nostro, diciamo, valore aggiunto, che noi riteniamo essere il nostro valore aggiunto per CY. Bene, allora mi sembra che, insomma, c'è un futuro importante, perché da un lato ovviamente state cercando di fare disruption di un settore con una visione molto chiara, ma dall'altra parte quel tipo di execution che avete portato avanti ovviamente può essere messo a valore anche su settori molto diversi, e quindi questo significa ovviamente aprire anche tutto il mondo del servizio. Io vivo a Miami da tanti anni, lì c'è una delle settimane della moda più importanti per quello che ha a che fare col beachwear. Ragazzi, spero di vedervi presto lì. Allora, a questo punto vi ringrazio ovviamente Alberto, Simone e Antonio per essere stati con noi. Grazie Alberto, grazie Alberto per l'ospitalità. È stato un gran piacere. Grazie Alberto, grazie a tutti. E a questo punto ovviamente chiudiamo sempre chiedendoci, no, che cosa ci insegna l'esperienza, in questo caso l'esperienza di CY.
In questo nostro percorso abbiamo pensato di lasciarci alla fine della puntata con una parola chiave che ci possa aiutare a tenere a mente tutti i concetti utili e positivi che caratterizzano il mondo delle startup, quelle di oggi e quelle di domani. E direi che oggi, dopo quello che abbiamo ascoltato, la parola non può che essere execution. Il saper fare è uno dei passaggi chiave nel trasformare un'idea in un'impresa. Arrivare nel momento giusto, essere allineati con i tempi, trovare i fondi, costruire un team all'altezza della sfida sono ovviamente pezzi fondamentali della vita delle startup. Ma come diceva Thomas Alva Edison, vision without execution is hallucination. La visione senza un'esecuzione è un'allucinazione. Alla fine l'esecuzione, l'execution è l'unica strategia che la gente vedrà. Vi aspettiamo su Intesa San Paolo On Air per scoprire le storie e le parole chiave delle prossime startup. Grazie a tutti. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.